Ciao ragazzi, da Deep Your Carlotti e da me, Roberto Gaglieri Channel, stupenda Mazda RX-8. Cosa andiamo a fare oggi? Plasti Deep. Allora, per quanto riguarda i plasti Deep, vernice rimovibile, andiamo a fare gli stemmi 1, 2, 3, poi c'è quello davanti, poi i altri pezzi cromati di questa bellissima macchina di colore originale nero. Allora, molto molto importante la preparazione, quindi andiamo adesso a soffiare perché la macchina è un po' bagnata. Plasti Deep e acqua non vanno d'accordo. Poi io ho un bellissimo prodotto per poter pulire perfettamente le parti cromate di questi tre loghi, 1, 2, 3, e andiamo a farlo subito. Andiamo prima a soffiare. Fantastico, mi sembra, ma dentro si infila dentro l'acqua, è un casino poi. Viene bene il lavoro. Ok, abbiamo soffiato, adesso andiamo a pulire bene tre loghi di Mazda RX-8. Importante avere una base di appoggio sempre pulita, sempre perfetta, per avere comunque una realizzazione del lavoro sempre impeccabile, sempre preciso, perfetto, senza sfavature. I loghi non verranno tolti, ma verranno nastrati e poi andati su col plastico. Ok, vediamo con una bella soffiata, è un prodotto proprio specifico per pulire le parti del plastico. Il provato è un balordo. Puliti perfettamente tutti e tre i loghi, adesso possiamo cominciare a incartare. Questo tipo di lavoro è sempre diciamo consigliato farlo nei periodi chiaramente di caldo, quindi comunque estivi, sempre sempre consigliato. Inverno, ovviamente seguendo delle indicazioni, quindi utilizzando i materiali caldi, quindi comunque cercare di richiamare un po' il calore. Ok, adesso ci ricopriamo con la carta per non sporcare gli altri pezzi. Abbiamo incartato tutto, abbiamo lasciato fuori, abbiamo fatto dei rettangoli, un quadrato rettangolo, e poi dopo quando andiamo a spericolare questa parte poi in eccesso andrà tutta via. Eccola qua, bomboletta plastica originale, prodotto originale americano, era già sul calorifero a scaldare. Agitiamo un po' per circa 10-30 secondi. Ho utilizzato anche il can gun, la pistola, quella per poter lavorare un po' meglio, quindi non stare sempre col dito. Le prime pompate. Perfetto, nebulizza in modo ottimo. Possiamo cominciare. Prime mani, leggere, proprio per dargli il colore, senza aggredire le scritte. Prima mano è andata.
Eccoci qua pronti per la seconda mano, sempre bella calda la bomboletta di Plastidip, qualche pompata sul cartone e vai per la seconda mano. Si può usare anche pesante la seconda mano, non ci sono problemi. Bene, con la mano a posto, aspettiamo che si asciuga abbastanza rapidamente Plastidip, quindi, però già così è già un bel colore. Più mani dai, meglio sarà la rimozione del prodotto in eccesso, questo è molto importante, quindi dare più mani, appesantire il prodotto, tanti strati, così viene fuori, dove è scritto anche la scritta RX8 e il logo Mazda e la scritta Mazda, viene fuori chiaramente in modo molto più uniforme tutto il pezzettino in eccesso. La molliamo, la portiamo ancora in calorifero così rimane bella calda. Vai con l'altra. Direi che ci siamo, facciamo l'ultima mano e poi comincio poi a spericolare. Ora cominciamo a togliere anche le basi, aspettiamo che si asciuga. Bene, aspettiamo adesso che si asciuga e poi cominciamo a spellicolare tutto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla parte quella più rompimento di scatole, già spellicolato. Ho preso un bastoncino, quello del sushi, e andiamo a spellicolare piano piano. Prima parte è andata, adesso entriamo dentro dove c'è il logo Mazda. Lavoro molto delicato, di pazienza e ovviamente anche di precisione. Bisogna sempre trovare una parte per poter incidere e poter sollevare il colore Plastidip in eccesso dal logo. Voilà. Mazda, il logo è andato, andiamo sulla scritta Mazda. Sono dei punti della A che andremo con una stuzzicadentino più piccolo. Andiamo sul logo RX8.
vado a fare la punta, così almeno riesco a fare gli ultimi dettagli. Eccolo qua, ho fatto la punta più fine, andiamo a finire gli ultimi dettagli, è là quella che rompe le scatole. Finish, adesso vado a dare una bella pulita e finito. Tutti i pezzettini. Bene, macchina è conclusa, macchina è anche pulita, pulito le parti in eccesso, poi chiaramente la macchina va pulita sotto i rulli. Eccolo qua, Mazda, logo RX8. Ragazzi, come sempre, RGC, il mio stag, seguitemi su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, iscrivetevi a tutti e quattro i canali, seguite sempre tutto quello che combino tutti i giorni nella mia azienda ID Group. Oggi abbiamo parlato del Plastidip, quindi del brand di Pure Car Lodi. Ciao ragazzi, alla prossima!